direttamente dal testo. Io penso rose e vedo musiche di rose e sento colori di rose rosa, con qualche punta di garofani, forse di dahlia, ma molto in secondo piano. Sarà un effetto specifico qui di Tashkent, immagino. E sarà un sintomo di un tasso alcolico che cresce, lo so, dentro le mie mature vene vane. Questo vale A per il tè verde senza zucchero, B per la saponetta della doccia e persino C per il caffè, per quello semiturco al minimo di martedì mattina sorbito nell'atrio di una specie di casa della cultura, e vale D per le Runo e per le Rossischie. E poi vale, potrebbe valere, cioè F, per questa rosa tropicale nera. Parlo di tutto questo pasticcio sempre notevolmente sinestetico, se soltanto però io potessi attirarmela tanto da annusarmela in uno di questi giardini da gazzella, quella, un momento. Parlo di una gazzella fatta bene con il fuoco e con l'acqua e con le rose. Adesso torno parecchio indietro, una poesia degli anni 50, precisamente del 56, di una raccolta che si intitolava Erotopegnia, come dire, giochi o scherzi d'amore, una poesia scritta per la nascita del mio primo figlio, probabilmente per il suo primo compleanno, immagino, o giù di lì. Nella poesia mi rivolgo a mia moglie. In te dormiva come un fibroma asciutto, come una magra tenia, un sogno. Ora pesta la ghiaia, ora scuote la propria ombra, ora stride, deglutisce, orina, avendo atteso da sempre il gusto della camomilla, la temperatura della lepre, il rumore della grandine, la forma del tetto, il colore della paglia. Senza rimedio il tempo si è rivolto verso i suoi giorni. La terra offre immagini confuse. Saprà riconoscere la capra, il contadino, il cannone. Non queste forbici veramente sperava, non questa pera, quando tremava in quel tuo sacco di membrane opache. Quando raccolsi le poesie dei miei primi 30 anni, l'ultima poesia, quella che chiudeva questa raccolta, era una poesia dell'81 che da allora in poi considero come una sorta di poesia riassuntiva, ecco, della mia esperienza, una specie di poesia in qualche modo testamentario, almeno tale era appunto 20 anni fa. Nella mia vita ho già visto le giacche, i coleotteri, un inferno stravolto da un dorè, il colere, i colori, il mare, i marmi. E una piazza di Oslo e il Grand Hotel de Palme, le buste, i busti. Ho già visto il 7,5, gli anagrammi, i biettogrammi, i panettoni, i corsari, i casini, i monumenti a Mazzini, i pulcini, i bambini, Ridolini. Ho già visto i fucilati del 3 maggio, ma riprodotti appena in bianco e nero, i torturati di giugno, i massacrati di settembre, gli impiccati di marzo, di dicembre, e il sesso di mia madre e di mio padre, e il vuoto, e il vero, e il verminerme, e le terme. Ho già visto il neutrino, il neutrone, con il fotone, con l'elettrone, in rappresentazione grafica, schematica, con il pentamerone, con l'esamerone, il sole, il sale, il cancro, i pattipravo, e Venere e la cenere, con il mascarpone o mascherpone, con il mascherone, con il mezzocannone,
e il mascarpio latino a manus carpere. Ma adesso che ti ho visto, vita mia, spegnimi gli occhi con due dita e basta. L'ultima raccolta, di cui ho pubblicato una specie di anticipazione, ha per titolo Cose, e in autunno penso sia completa in un volume riassuntivo degli ultimi 20 anni di scrittura. La prima che di questa serie, e siamo negli anni anche qui 90, 96 per l'esattezza, ecco, si svolge a Rotterdam. Il meno peggio ragnettino qui, praticantesi un rude Rino Persing, mi hanno ammonito d'urgenza, era piuttosto sappico, una cosa sottile, scura, congiunta pare a un'acre molto asprigna indonesiana piatta. Non è il caso di ridere così, anche se ridono i remoti semiti medesimi, se hanno singolarmente scaricato dentro la singola 69 il mio singolo me. Ho assunto un brodetto di tartaruga adesso qui ad Alexander, in memoria di Popa. Ho pianto i giorni delle crude aringhe che masticammo lentamente insieme in questo porto da queste parti. Ma il paesaggio è in biodegradabile degrado. Sono più cupe le strade, più frigide e fragili. Questo però è pure il mondo e mi piace, che è un dappertutto ormai dovunque, in cui ti manifesti e ti comunichi quando un po' tu ci riesci, con afrogesti e anglogemiti. Succhiami in blocco, mia tarantola eterna. Ecco, questa può valere come conclusione, e questo mondo che un dappertutto ormai dovunque è un po' il tema, ora esplicito, ora latente, di gran parte delle ultime poesie che ho scritto, il mondo nell'età della globalizzazione. Professore, la ringrazio e speriamo di rivederci qui su Telecittà anche alla prossima stagione. Grazie.